Il primo punto in agenda è subito chiaro. Bloccare le bollette della luce e del gas, ma non perché lo dice Salvini. Quanti negozi stanno chiudendo a Pescara? Ci sono 1 milione di italiani che rischiano di perdere il posto di lavoro se il governo interviene subito a bloccare gli aumenti delle bollette della luce. Molto banale, le bollette non sono leghiste o comuniste di destra o di sinistra. Proviamo a seminar zizzania. Giorgia Meloni dichiara che Salvini è più critico con lei che con i veri avversari politici, per esempio il PD. Ma qua si tratta di aiutare milioni di italiani che non ce la fanno a pagare le bollette. Quindi mi spiace che Letta dica di no e mi spiace che anche Giorgia, con cui vado d'accordo su tutto, però il problema è che rischiamo di perdere 1 milione di posti di lavoro a Pescara, chiudendo i negozi. Le fabbriche stanno lasciando gli operai a casa in cassa integrazione, i ristoranti non ce la fanno più, i panettieri non ce la fanno più, le famiglie non ce la fanno più, quindi non capisco perché non mettere adesso 30 miliardi come stanno facendo tutti gli altri paesi europei. Quello che importa comunque sono i bonus. L'aggancio importante con l'elettore, secondo Salvini, sono i candidati, tutti made in Abruzzo per la Lega. Abbiamo candidato a Chieti, a Pescara, all'Aquila, a Teramo, gente assolutamente in gamba, legata ai territori. In Abruzzo non abbiamo candidato gente che arriva da altre parti d'Italia. A differenza di... No, Giorgia Meloni è segretaria di partito e quindi è legittimata a candidarsi dove vuole. Diciamo che altri partiti hanno candidato in Abruzzo gente che arriva da tutt'altra parte. Sullo sfondo resta la guerra, con i rapporti che Letta ha ritirato fuori Lega-Russia. Io mi occupo di italiani, non di russi o di americani, mi occupo di italiani e di aiutare gli italiani a pagare le bollette della luce. E i presunti flussi di denaro? Milioni di euro ai partiti italiani? A chi sono confluiti? A chi li ha mai visti? A chi li ha mai visti? Non so se il PD ha preso soldi all'estero, lo dica, io soldi all'estero non li ho presi. Margine sul palco, Salvini intermezza il suo appello con una radiocronaca personale improvvisata di Pescara Crotone. Pescara sta ancora vincendo? Vabbè, comunque. Pescara sta vincendo, la Juve sta vincendo, il Milan ha già vinto, quindi... Per la serie va bene la politica, ma il calcio è tutta un'altra storia.